Ospita il primo Festival dell'Umanità, evento dedicato alla riflessione sul tema dell'attuale modello di sviluppo sulla Terra, sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Ci racconta tutto Gemma Giovannelli. Il giro del mondo in 60 minuti. Gli studenti visitano il centro storico di Castelnuovo di Porto, trasformato in un piccolo mondo, con i 5 continenti rappresentati nelle viuzze e nelle piazze, aperto al confronto e all'incontro di tutti i popoli della Terra. È importante entrare in contatto con altre culture, conoscere persone che provengono da posti molto lontani, che però sono presenti qua sul territorio. Stiamo realizzando un mandala cooperativo. Qual è l'obiettivo? Trasmettere alle persone che bisogna essere uniti, fare le cose insieme. Prima edizione del Festival dell'Umanità dedicato a Paolo Dieci, vittima del disastro aereo in Etiopia. Fino a domani, tra incontri, mostre, laboratori, musica, momenti di riflessione sulle diseguaglianze economiche, il cambiamento climatico, l'inclusione, nel borgo medievale alle porte di Roma, simbolo di buona integrazione. Ha ospitato presso il CARA oltre 700 migranti richiedenti asilo. Passare dal vedere le persone soltanto nel mare, senza indicazioni, con un giubbotto addosso, arancione e tutto, abbiamo voluto tornare a vedere queste persone con un volto, con un viso e con un nome. Un viso, un volto, un nome, fil rouge dell'evento, Anthony, nigeriano. Sono stato integrato molto, anche ho fatto delle cose per la mia fede in chiesa, mi trovo qui con il mio paese. Tutto ciò che è umano mi riguarda e quindi per me, che ho soccorso i migranti con la Marina Militare, che ho visto dal vero come arrivano, al di là delle ideologie, al di là delle polemiche, nessun posto migliore di questo.